Risultati e classifica di questa 24esima giornata. Albino Leffe, San Marino 0-0. Feralpi Salò, Virtus Entella 1-2, Lumezzane Pavia 0-2, Pro Patria Como 1-1, Provercelli Cremonese 1-0, Reggiana Venezia 1-0, Savona Carrarese 1-1, Sud Tirol Vicenza 1-0. Classifica dunque, si allontanano Virtus Entella e Provercelli rispettivamente a 50 e 43 punti. Vicenza resta terzo, 39 punti, Cremonese 38, Como 37, Savona, Venezia 36, Sud Tirol 34 con Albino Leffe, Feralpi Salò 29, Lumezzane 27, Reggiana 25, Carrarese Pro Patria 24, Pavia 18, San Marino 17. Nel giorno del suo 112esimo compleanno il Vicenza vede sfumare forse definitivamente i sogni di primo posto e così dovrà andare ai playoff per cercare di conquistarsi la Serie B. Perde la squadra biancorossa contro il Sud Tirol dopo aver avuto tante incredibili occasioni per vincere la gara. Comincia bene la formazione di casa e al decimo e al quindicesimo Corazza per due volte mette in apprensione Ravaglia. Ma nel primo tempo le occasioni più importanti sono dei biancorossi, al diciannovesimo con Cinelli di testa da solo davanti al portiere. Purtroppo il numero 8 non riesce ad indirizzare nell'angolo e per l'estremo difensore di casa Facchini è gioco facile conquistarsi il pallone. Nel finale di tempo si scatenano i biancorossi in avanti. 40esimo su calcio di punizione, Maritato ha sul piede la palla dell'1-0 solo davanti al portiere, ma la spara in bocca al numero 1 di casa. Tulli due volte al 42esimo e al 44esimo cerca di impegnare la retroguardia avversaria, ma la porta resta ancora una chimera. Si va nel secondo tempo e al sesto è ancora Tulli pericoloso. Poi Cinelli, a cavallo dal 16esimo al 18esimo, ha due palle gol incredibile, ma in entrambe le occasioni con il destro non riesce a gonfiare la rete. E allora arrivo puntuale la punizione del Sud Tirol. Al 26esimo intervento dubbio di Ravaglia su Turchetta. Il numero 10 del Sud Tirol si allunga il pallone, frana addosso a portiere. Per l'arbitro, il signor Rapuano di Rini, è calcio di rigore. Dal dischetto trasforma Pedarzoli. La doccia ghiacciata per il Vicenza purtroppo è statale. Al 28esimo Tiribocchi prende il posto di Castiglia. Il Vicenza reclama un rigore per intervento in area molto dubbio su Maritato e l'ultima chance ce l'ha nell'assalto finale al 47esimo Murolo che di testa impegna l'estremo difensore avversario, ma il Vicenza esce sconfitto, l'Entella se ne va e da adesso in poi, mancano 6 partite alla fine, la squadra biancorossa dovrà lottare solo per il secondo posto. Io dico sempre che quando non riesci a vincere non devi perdere. Abbiamo sicuramente commesso degli errori sul gol loro che non vanno commessi, come ho detto prima, e questa è una parte di campionato molto importante dove non bisogna commettere certi errori, perché i punti pesano adesso. Il rigore che si è fatto? Non ho visto, non riesco perché c'era gente davanti, adesso che c'era anche un forse un rigore sul Maritato, ma non penso sia importante questo. Importante sono le prestazioni, quello che abbiamo creato e purtroppo quello che abbiamo perso, anche purtroppo che abbiamo perso. A questo punto con Antella mi pare a 11 punti di distacco, quello deve essere indirizzato alle prossime 6 partite di Vicenza e alla fine. A vincere. Doveva essere indirizzato a vincere, avevamo sempre detto che se non potevamo arrivare prima dovevamo arrivare più in alto possibile e questo dobbiamo fare fino alla fine. Una gara dove Vicenza ha creato forse più che nelle ultime 5 partite, più occasioni. Ha sbagliato due o tre gol Antonio che nelle ultime due partite ci ha dato 3 punti, voglio dire capita, può capitare, speriamo che sia un episodio che si fermi qui. Io dico sempre che l'importante è averle create e poi riproporle, insomma. Antonio Cinelli, oggi c'è tanto rammarico, credo anche rammarico personale tuo perché hai avuto sulla testa e su te le occasioni per segnare, purtroppo l'altra volta l'altra palla non è entrata, dunque commentare una sconfitta. Sì, paghiamo magari qualche occasione mancata, soprattutto io. Abbiamo creato tanto e purtroppo ho ricevuto poco. Abbiamo pagato una delle poche occasioni che comunque sono state create da loro. Un rigore secondo me regalato, insomma, da noi potevamo stare magari più attenti. Purtroppo ci dispiace, insomma, in una giornata così importante per Vicenza, per la storia, per la città, per i tifosi, volevamo fare sicuramente di più. Non è stato così, cercheremo da domenica di riportare più entusiasmo.
Sì, ha avuto soprattutto nel primo tempo la palla tirata di testa, era all'altezza del dischetto del rigore poco più avanti, non si è riuscito ad indirizzarla, poi nel secondo tempo nell'arco di un minuto due volte davanti al portiere con il destro, tra l'altro è il tuo piede. Oggi non è andata, non è andata per me, non è andata per i compagni, purtroppo quando non va dentro bisogna cercare di stare lì e di non perdere la partita, che comunque un punto muove la classifica, non siamo riusciti a farlo. Ho avuto 3-4 occasioni limpide in cui magari oggi purtroppo non era domenica giusta. Il primo posto è andato con l'Entella che ha vinto, ci sono ancora 6 partite da qui alla fine del campionato, dentro lo spogliatoio qual è allora l'obiettivo che vi siete posti? Il nostro obiettivo sicuramente rimane quello dei playoff e arrivare, come dici tu, insomma, ad una forma migliore possibile e ad una classifica migliore possibile.